benvenuto, ministro degli esteri, grazie, leader politico dei 5 Stelle, collegato dall'Umbria, da Trevi, in provincia di Perugia, perché insomma la si combatte, ne parleremo. Allora, onorevole Di Maio, l'ha spaventata Piazza San Giovanni, ha visto quanti erano? Ma la piazza è sempre un momento in cui le persone possono manifestare il proprio consenso su dei temi, il dissenso su altri. Noi ne abbiamo riempite altrettante, l'abbiamo riempita ad Italia 5 Stelle della settimana scorsa. Sono delle grandi manifestazioni di forze politiche che portano avanti, sia quelle di maggioranza che di opposizione, dei punti. Peccato che quella piazza chiede delle cose da fare in Italia che potevano fare al governo. È la Lega che ha fatto cadere il precedente governo. Se voleva realizzare delle cose, però le poteva realizzare. Sono loro che lottano questo. Sa com'è? Quando le manifestazioni sono d'opposizione e riescono così bene, si inizia a pensare, soprattutto in momenti di difficoltà, come sembrava essere quello di qualche giorno fa del governo, si inizia a pensare che soffi un vento favorevole all'opposizione. Lei sente un vento di destra nel paese? Io 2 settimane fa a Napoli abbiamo riempito e riempito con il Movimento 5 Stelle l'Arena Fregrea, la piazza di Napoli, e quindi se dobbiamo misurarci sulle piazze credo che sia proprio uno sport che agli italiani non interessi nulla. Interessa agli italiani chi porta a casa i risultati. Ieri sera è entrato nelle leggi dello Stato il carcere per i grandi evasori e questo deve interessare ai cittadini, ora, i fatti. Ora ne parliamo, perché c'è una cosa, quell'immagine di Salvini, Berlusconi, Meloni, compatti, uno vicino all'altro, insomma quelli si sono organizzati, il centrodestra c'è. Guardi, io personalmente li ho visti ogni volta in prossimità di una campagna elettorale, adesso ci sono regionali in Umbria, mettersi insieme e dire noi siamo compatti, poi il giorno dopo le elezioni iniziano a scannarsi sugli assessorati e ci vogliono 3 mesi per fare una giunta. Poveri cittadini che purtroppo si sono ritrovati in questa finta unione del centrodestra, perché ormai sono diverse le regioni in cui ci doveva essere questa unione e invece passano il tempo a parlare di poltrone. Senta, cartello 38, guardi cosa ha detto Salvini sul governo. Ha detto è squallido. È nato su input di Bruxelles, Berlino e Parigi, non mette al primo posto gli italiani, è solo tasse, manette e sbarchi, porti aperte, tasche vuote, traditori del popolo, giù la maschera, la manovra Dracula, sui migranti, mani sporche di sangue. È tosto, Salvini. Vado a costituirmi, Floris, vado a costituirmi, evidentemente, deve essere... È tutto colpa nostra, è tutta colpa nostra. È tosto, però è anche furbo, perché secondo alcuni osservatori voi siete caduti nella sua trappola. Praticamente cosa ha fatto? Lui se n'è andato lasciandovi la manovra da fare e voi in fretta e furia, dovendo tamponare l'aumento IVA, non avete potuto che fare aumentare le tasse. Cartello 30, guardi quante sono. Redditi alti, taglio detrazioni sanitarie, possibile aumento IMU, ville e castelli, a casa 200 euro in più per la compravendita, 2,5% di cedolare secca, taglio detrazioni gasolio, plastic tax, giochi, sigarette, tassa bevande zuccherate. Non è che siete caduti nella trappola di Salvini? C'era una manovra difficile e lui se n'è andato prima. Guardi, al di là della sua personale ammirazione per questa persona, siamo già alla quinta domanda. Credo che gli italiani vogliono sentire da un ministro che cosa si fa in Italia, non che cosa dice il leader dell'opposizione. Però detto questo, dal mio punto di vista, quelle non sono tassazioni scriteriate. Prima di tutto non scappiamo dalle nostre responsabilità, quindi se mi chiede avete fatto questo governo per fare la manovra e prendervi le vostre responsabilità, sì, io non scappo dalle promesse che ho fatto agli italiani e non faccio cadere i governi quando mi rendo conto che le promesse erano troppo grandi. Se magari si è sbagliato qualcosa nel promettere, si chiede scusa in buona fede e si va avanti. Detto questo, lei oltre all'IMU per castelli, non so se lei ha un castello, non credo, e quindi non la tocca neanche a lei, Floris. Per quanto riguarda gli altri temi, io credo che questa sia una legge di bilancio che non aumenta le tasse, se non, come al solito, sul gioco d'azzardo, perché io sul gioco d'azzardo ho iniziato una battaglia da ministro del lavoro e il movimento la porta avanti, perché le lobby del gioco d'azzardo erano le meno tassate d'Europa. Interveniamo, sì, su quelle sostanze, anzi su quei prodotti che hanno troppo zucchero.
si chiama sugar tax, ma non vorrei che si fraintendesse, non colpiamo i prodotti che hanno lo zucchero, ma quelli che sono dannosi per la salute dei nostri bambini, perché l'educazione alimentare passa anche per la fiscalità. L'educazione fiscale. Se tu cominci a tassare... Ora ne parliamo, perché anche questa visione fiscale. Di educazione fiscale, diciamo, all'italiano... Questo non lo so dice lei, io non ho mai detto educazione fiscale. Mettici un cucchiaino, non due, se no ti tasso, non è un messaggio... che proprio entusiasma l'elettore. Però arriviamo alla parte economica. Io credo che l'Italia abbia una dieta mediterranea che ci consente di dare ai nostri bambini cose buonissime invece che prodotti fatti da multinazionali che gli distruggono lo stomaco o che gli distruggono il fegato. Allora, io credo che sia il momento, Di Maio, di dirci che in alcuni prodotti ci sono sostanze che fanno male, ma non in tutti i prodotti che hanno lo zucchero. Arriviamo ai contenuti, però c'è un dato di fatto. Perché molto spesso l'opposizione sembra forte? Molto spesso sembra forte l'opposizione perché è debole la maggioranza. Questa manovra è stata comunque una manifestazione di grandi scontri al vostro interno. Tra l'altro anche tra lei e Conte, e comunque ultimatum, Franceschini che diceva un ultimatum al giorno toglie il governo di torno. Cosa avete provato in questa settimana, in questi ultimi giorni? Io non ho visto uno scontro, ho visto una discussione su alcune questioni, ma siamo tre forze politiche in questo governo, tre forze politiche che discutono, che non stavano insieme prima delle elezioni. Temo siate in e quattro, quando andiamo a fare, per esempio... Siete quattro? Sì, mi scusi, quattro. Chi è che non contava, lapsus, Renzi o Bersani? Quale dei due? No, non mi permetterei mai, conto tutti. Se sognava senza Renzi, se invece era realistico, magari... No. L'abbiamo è in grande forma lei, Floris, stasera, la vedo in vena di battute continue, va benissimo. Allora, no, le torniamo seri, dire, mi dica. Se posso, sulla manovra, noi stiamo facendo... questa manovra improntandola su due temi. Uno è l'ambiente, quindi si sposta la fiscalità su quello che è dannoso per l'ambiente. Abbiamo introdotto per esempio l'IMU sulle piattaforme petrolifere, che significa che i grandi colossi petroliferi devono pagare l'IMU, visto che la pagano tutte le famiglie che per esempio hanno una seconda casa in Italia. Non vedo perché le multinazionali non debbano pagarlo. E allo stesso tempo abbiamo introdotto un pacchetto antievasione. Ora, per me è sacrosanto che si discuta su che cosa significa evasione fiscale. Per me evasione significa colpire quelli che non sono mai stati toccati in Italia, quelli che evadevano, portavano i soldi all'estero e evadevano 100 e si prendevano una multa di 20. Da oggi, anzi da ieri, vanno in carcere e gli confisco più di quanto hanno evaso, perché i grandi evasori in questo paese hanno rubato un mare di soldi agli imprenditori onesti, ai commercianti. Poi possiamo anche andare a dire che bisogna usare le carte di credito però o i dispositivi POS, ministro, per far pagare. Ma prima mi abbassi i costi sulle carte di credito e sul POS. San Ministro, non è che gli obbliga i commercianti ad usarlo con quei costi che hanno. Allora, sa cosa ha colpito però probabilmente l'opinione pubblica? Ha colpito l'opinione pubblica che tutti questi scontri siano stati vissuti da ogni portavoce di una delle quattro forze politiche, sottolineando quello che voleva fare lui. Cioè, non è che si sono riuniti i tecnici sulla base dei vostri mandati, 5 Stelle, PD, Italia Viva e l'EU, a dire come mettiamo in ordine le cose che vogliono. Qua ognuno prendeva il suo palco, che fosse una convention, che fosse un'intervista sul giornale, e diceva: io sono quello che vi salverà dall'IVA mentre i 5 Stelle vogliono fare l'inferno. Io sono quello che vorrà fare. E questo, davanti a un'opposizione così compatta, così ferma, ha fatto pensare: ma questi stanno in piedi e non stanno in piedi. Beh, la cosiddetta manovra per me è di tutti, cioè io non credo che ci siano delle misure di uno o di un altro, ognuno certo ha dato il proprio contributo. Per me quando si fa una legge di bilancio, che sono le tasse degli italiani, se scongiuriamo l'aumento dell'IVA, come avevamo promesso quello, avevamo promesso anche il taglio dei parlamentari e abbiamo raggiunto tutte e due gli obiettivi, per me è un patrimonio di tutte le forze politiche, non è di uno o dell'altro. Il taglio del cuneo fiscale è solo un inizio. Però se un cittadino quando apre la busta paga oggi vede solo un lordo che è bellissimo e il netto che è una tragedia, comincia a vedere un netto un po' più bello, dobbiamo rallegrarci tutti. Io credo in questa manovra perché è la manovra di tutte le forze politiche. Si è pentito d'aver scelto Conte per la seconda volta come premier? In fondo
Quando c'eravate lei e Salvini, voi eravate le voci e lui doveva mediare. Adesso lui sta iniziando a muoversi come se fosse lui il leader dei 5 Stelle, o no? Assolutamente no, io non mi sono pentito e sono profondamente orgoglioso del fatto che, avendo rinunciato due volte a fare il Premier, perché una volta me l'aveva proposto sostanzialmente il centrodestra dicendo siediti al tavolo con Berlusconi e lo farai, e io ho rifiutato, e la seconda volta ho rifiutato quando la Lega me l'ha proposto quest'estate, perché prima hanno fatto cadere il governo e poi mi hanno proposto di fare il Premier, per ben due volte l'Italia ha potuto avere come Premier Giuseppe Conte, che è una persona che vuole bene a questo paese e per me conta più di qualsiasi altra cosa. L'importante è che ci siano persone competenti e che vogliono bene agli italiani quando amministrano il proprio ruolo. Quindi non mi pento e anzi sono profondamente orgoglioso. Due volte ha detto no, la terza volta quando glielo proporrà Renzi non ci casca, dice sì. Ma guardi, io non credo che arriveremo a questo, ma in ogni caso mi interessa che questo governo vada avanti e riesca a realizzare il programma elettorale. Poi certo, nel programma ci sono delle proposte delle singole forze politiche. Noi siamo contenti come movimento, per esempio, di aver realizzato in un mese il taglio dei parlamentari, il carcere agli evasori, ora il fatto arriviamo. Che finalmente cominciamo, abbiamo fatto un decreto clima per aiutare l'ambiente in Italia, il decreto terremoto di ieri è un patrimonio di tutta la maggioranza e finalmente libera i terremotati dalla burocrazia. Senta, mi spieghi cartello 31, il limite al contante. Allora, da luglio 2020 scende da 3.000 a 2.000 euro, dal 2022 scenderà a 1.000 euro. Facciamo un esempio con il 31 bis, da luglio 2020 se compro un gioiello che costa più di 2.000 euro non posso pagarlo in contanti, poi si scenderà a 1.000. Ma qua ci spiega perché questa gradualità? Voi quando eravate all'opposizione che Renzi l'avesse alzato a 3.000 eravate arrabbiati parecchio. Io sostengo questa misura. L'unica cosa che ho detto, ed è per questo lei ha detto entra in vigore da luglio, no? Sì. Come anche l'obbligo del POS per i commercianti, entra in vigore da luglio. Perché? Perché io dico, per me va bene limitare il contante, per me va bene obbligare ad utilizzare carte di credito e POS, ma prendiamoci, è quello che abbiamo chiesto, i primi sei mesi dell'anno prossimo per fare un accordo con le banche e abbassare i costi sulle carte di credito e sui POS, perché vede, cioè, lo Stato non può solo obbligare, deve incentivare a dei processi virtuosi, che significa mettere in condizione una persona che non ha una carta o un commerciante che paga troppo sul dispositivo per far pagare con la carta, metterli in condizioni di poter affrontare queste spese. È un cambio di visione. Il tema non è il taglio del contante. Sì, però questo è un cambio di punto di vista, diciamo. Voi siete sempre stati onestà, onestà, cioè l'onestà a prescindere dai costi. Cioè non è che se uno paga un pochino di più di posta allora può lavorare in nero o può accettare il contante facendo gli sconti sulle tasse. Voi siete il Movimento 5 Stelle. Io non ho detto questo. Ma lo sa che c'è una coincidenza tra il commercio in contante e lo sconto che viene fatto per non pagare le tasse? Per quello si va a fare le carte di credito, non per far guadagnare le banche. Però lo sa che cosa può succedere, diciamoci, ed è una cosa che non condivido, che se noi non mettiamo in condizione le persone di farsi le carte di credito, perché solo il 20% in Italia ha una carta di credito, o i commercianti di far pagare con la carta, quello che succederà è che qualche furbo farà tanti scontrini da 2.000 euro fino alla cifra in contanti che ha in tasca quella persona. Non ci prendiamo in giro. Cioè, se noi dobbiamo combattere gli evasori, non dobbiamo penalizzare gli onesti che si sono sempre comportati bene. Io voglio aiutare gli onesti abbassandogli i costi sulle carte di credito e tutto il resto. E poi, con i nostri controlli, andare a colpire quelli che fanno i furbi, che per me sono la minoranza, perché la maggioranza degli italiani è gente per bene di cui non bisogna sospettare, semmai dobbiamo considerarli onesti fino a prova contraria e non colpevoli fino a prova contraria, come ha fatto lo Stato per troppo tempo in questi anni. Ma veramente, onorevole Di Maio, il sospetto non costa nulla, perché quando uno poi è innocente lo dimostra, o no?
Certo che lo può dimostrare, ma lei non crede che in tutti questi anni, quando si è fatta la lotta all'evasione, l'unica cosa che si faceva era introdurre nuove scartoffie e adempimenti per quelli che si sono sempre comportati bene, e quelli che non le hanno mai fatte, pure che ne avevano una in più, non facevano neanche quella in più. Era un atteggiamento vessatorio nei confronti di professionisti, famiglie e commercianti. Allora, arriviamo a lei, alle manette che non abbiamo capito bene come funziona. Allora, cartello 3. 34. Vediamo cosa è previsto. Facciamolo apparire, eccolo qua. Allora, pene più severe, fino a 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, reato con soglie più basse, 100.000 euro per l'evasione IVA e la dichiarazione infedele, 100.000 euro per le ritenute usate, con condanna definitiva scatta la confisca dei beni per sproporzione. Allora, ci ha detto Davigo poco fa che in carcere non ci andrà mai nessuno, perché l'Agenzia delle Entrate fa gli accertamenti sui redditi 5 anni prima, un attimo prima che questi reati si prescrivano. Per cui, se non intervenite sui controlli, sui tempi dell'Agenzia delle Entrate, stiamo parlando del nulla, secondo lui. C'è una norma anche sulla prescrizione, cioè che dice che anche se il reato penale si prescrive, io posso fare tutti gli accertamenti per la confisca. In generale, di chi stiamo parlando? Di gente che fa fatture false per 100.000 euro o più. Queste persone qui devono temere lo Stato in due modi: o andando in carcere, e su questo ovviamente mettendo la pena minima 4 anni ci vai in carcere, non c'è più tutto quel meccanismo per cui sotto i 4 anni non vai in carcere ma ti prendi pene alternative. Ma anche se dovesse scattare la prescrizione sul penale, io, Stato, mi vado a confiscare tutto quello che hai evaso più un altro po', perché non mi sta bene che ti prendo solo quello che ti sei rubato, ti prendo anche qualche altro po' che intacca il tuo patrimonio, così ci pensi due volte, hai qualcosa in più da perdere. Senta, cartello 35, la stretta sulle flat tax e la partita IVA. Allora, l'ipotesi su cui stiamo discutendo, e che lei ci confermerà o meno, è che fino a 65.000 euro resta il forfettario per tutti. Tra i 65 e i 100.000 euro scompare la flat tax, e nessuna flat tax naturalmente per dipendenti e pensionati con partita IVA e redditi oltre i 30.000 euro. Questo fa salire le tasse o no? Le voglio dire, questo è uno schema ovviamente non definitivo, perché noi non abbiamo raggiunto ancora l'accordo sul tema della cosiddetta flat tax per le partite IVA. Adesso le dico il mio pensiero. È importante dire ai cittadini che ieri abbiamo chiuso il decreto fiscale, lì dentro c'è il carcere per gli evasori, il POS da luglio con l'abbassamento dei costi sulle carte e altre norme come l'IRMU sulle piattaforme petrolifere. Poi c'è la legge di bilancio, su cui dobbiamo ancora sciogliere alcune intese. Una di queste è la questione dei professionisti. Ora, io sto portando avanti una piccola istanza che è molto importante per i professionisti che ci seguono. L'anno scorso a questi professionisti fino a 65.000 euro, molti sono giovani professionisti o commercianti, gli abbiamo detto: guarda, mi dai solo il 15% e non mi devi fare scartoffie su fatturazioni di tipo alternativo, regime analitico o tetti, mi dai il 15% e io poi come Stato mi dedico a tutti gli altri fuori dai 65.000 euro, a fare verifiche, così a voi non devo più rivolgere delle verifiche. Dopo un anno a queste persone non gli possiamo cambiare le regole del gioco, questi stavano costruendo un'attività sapendo che avrebbero avuto il 15% nei prossimi anni. Per me una cosa è certa, cioè posso assicurare ai professionisti che il regime forfettario al 15% resta fino a 65.000 euro. E poi fino a 100.000 euro lo dovete vedere per ottenerlo. Sugli altri punti è tutto da vedere. Senta, però i giovani professionisti vanno protetti. Due ultime domande. Cartello 36, guardi quante microtasse, perché poi alla fine, facendo il conto di tutto, abbiamo aumento cedolare secca, aumento imposta su compravendita delle case, tassa sulle bibite zuccherate, troppo, dice lei, tassa imballaggi di plastica, tasse giochi e sigarette, riduzioni sgravi diesel sull'autotrasporto, bollo su certificati penali. Allora, qua dicono, alla fine sono tante e alla fine le tasse crescono, c'è poco da fare. Mi permette velocemente in un minuto di commentarle? Allora, sì. La cedolare secca quest'anno aumentava al 15%, noi la abbassiamo al 12,5%. Le compravendite delle case, l'imposta è per i castelli,
poveri quelli che comprano castelli. La tassa sulle bibite zuccherate già gliel'ho commentata. Imballaggi di plastica, se vogliamo salvare l'ambiente dobbiamo agire con la fiscalità e dire che se una multinazionale imballa in plastica paga di più, se imballa in materiale che non inquina paga di meno. Giochi e sigarette, sacrosanto, perché sul gioco d'azzardo io ho sempre fatto una battaglia. Diesel, autotrasporto, non è vero che la riduzione si passa da euro 3 a euro 4, è una questione che vede la gradualità. Bollo sul certificato penale solo se dopo il primo certificato risulti uno condannato, quindi vale solo per quelli che sono condannati e non per quelli che sono puliti. Senta, Ministro, solo una cosa, la compravendita non è sui castelli, è su tutte le case, l'IMU è sui castelli, la compravendita è su tutte le case. L'imposta, anche quella sulle l'IMU case, è sui non castelli, è assolutamente la compravendita... definita. Ah, non è definita. No, quella sulla compravendita, allora, ma che non manovra è definita, avete fatto se è tutto da discutere? Il punto che diceva Conte fondamentalmente era anche questo. Com'è che facciamo le riunioni, i consigli dei ministri e poi le ridiscutete dopo che ho fatto il comunicato, che sono uscito e ci ho messo la faccia? Mi scusi, ma la legge di bilancio ogni anno che si rispetti viene approvata a dicembre, non viene approvata. C'è tre mesi di tempo. Questo la preoccupa dicembre, sul fronte della lettera che dovete scrivere stanotte a Bruxelles? Per confermare che ci sarà una... Io devo dire che il ministro Roberto Gualtieri ha fatto un grande lavoro di mediazione con Bruxelles. Questa è una lettera che hanno ricevuto anche altri paesi europei, su cui daremo risposte, ma non siamo assolutamente preoccupati, e anche le parole oggi di Moscovici dall'Unione Europea fanno ben sperare. È una legge di bilancio equilibrata su cui è stato fatto anche un grande lavoro di coordinamento da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, che ringrazio. Che quindi le mediazioni sono pesanti.